Bentrovati a questo appuntamento con la rassegna stampa dei settimanali diocesani delle Marche, il nostro appuntamento settimanale per conoscere ciò che avviene nelle varie diocesi marchigiane dal punto di vista ecclesiale, sociale, culturale e non solo. Iniziamo con la diocesi di Jesi, in particolare con la voce della Vallesina, in primo piano la lettera del vescovo Gerardo in occasione del mandato diocesano, un annuncio di gioia. Leggiamo l'incipit della lettera: carissimi, dall'ultima festa del mandato oggi, tutta la Chiesa si è soffermata a leggere e meditare l'esortazione di Papa Francesco, la gioia del Vangelo. Ci sono passaggi importanti che riguardano voi e il vostro servizio. Sempre in primo piano un appuntamento importante in Avvento Immacolato dell'Azione Cattolica, lo vedete qui nella locandina, si chiama I Passi dell'Avvento, sono riflessioni sul Vangelo della domenica, a partire da venerdì 28 novembre, 5 dicembre, 12 dicembre, 19 alle ore 18:45. Entriamo nelle pagine che riguardano la regione, siamo sempre sulla voce della Vallesina, la morte e la fatica di tutto il popolo, l'associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, il ricordo delle due guerre mondiali. Cambiamo argomento, ci trasferiamo a Castelplanio per l'inaugurazione della scuola Anna Frank. Completati i lavori di manutenzione straordinaria, il ricordo del sindaco Pittori. È stata inaugurata la scuola Anna Frank il 15 novembre, scuola elementare. Ancora per quanto riguarda le pagine di psicologia e società, si parla di telefono azzurro, organizza un evento proprio il telefono azzurro di sensibilizzazione a Jesi, 7 giornate per l'infanzia. Il paginone centrale, il ricordo affettuoso di Monsignor Roberto Vigo, il prete dei giovani e degli sportivi. Potete vedere appunto le testimonianze appunto, ricordando Monsignor Roberto. Ancora nelle pagine che riguardano la pastorale, il tuo disagio e la tua forza, la scuola incontra alcune ragazze della comunità Nuovi Orizzonti. Pagine arte, spettacolo, inaugurata con successo la stagione di prosa al Teatro Spontini di Maiolati, Mozart e Salieri a confronto, il dono divino rubato per l'eternità. E al Circolo Contardo Ferrini, gli antichi mestieri di Jesi, presentati da Geniale Olivieri, gli artigiani di ieri e di oggi, testimonianze di lavoro. Un box con la foto, lo Jesino Delfino di Curzio, è stato premiato a Milano, Bottega del Gusto 2015. E passiamo ora da Jesi a Fermo con la voce delle Marche, il periodico di informazione e cultura fondato nel 1892 della diocesi di Fermo, quasi interamente dedicato ai pellegrinaggi, al valore dei pellegrinaggi. E cammino insieme, il peregrinus è straniero, sconosciuto e strano, viene da lontano e va altrove. Tra le varie esperienze di pellegrinaggi, la voce delle Marche annovera anche la route degli scout, le verità nascono dai piedi. Pellegrinaggio Macerata Loreto, il punto di vista della medicina, le originali terapie del dottore e dei pellegrini. Qui potete vedere una bella foto del pellegrinaggio Macerata Loreto, uniti dalla meta comune, nacque da gioventù studentesca e ora è patrimonio della Chiesa e non solo. Altri pellegrinaggi, si parla del pellegrinaggio Campo Filone Montefiore, con Santa Lucia si aprono gli occhi della fede. Il cammino, afferma il parroco Don Vittorio, è la riconquista di esperienze passate, di valori che si sono affermati nella tradizione dei santi patroni. Altro pellegrinaggio Morrovalle Loreto, da San Gabriele alla Madonna. E poi l'intervista a Massimo Marini, 31 anni, educatore presso CSR ANFAS di Potenza Picena, che diciamo, ha percorso il cammino di Santiago solitario in bici. Gli è stato chiesto, fra le varie domande dell'intervista: ti sei mai sentito solo durante il tuo cammino? Non si è mai soli, per tutto il cammino gli incontri che scandiscono le giornate sono una parte importante e meravigliosa di questa esperienza. E non indurci in tentazione, il credente tra resistenza e resa, la stabilità nel movimento.
E cambiando argomento, si parla dell'associazione Cinecircoli Giovanili e Sociali, che in collaborazione con l'oratorio salesiano San Domenico Savio di Civitanova Marche organizza il primo concorso canoro per cantanti, cantautori, gruppi vocali e cori che hanno la gioia di spendere i propri talenti verso gli altri. Si parla anche sulla voce delle Marche, spazio anche al gioco d'azzardo, slot mob contro l'azzardo a Monte San Giusto, e poi viene riportato sempre all'interno dell'articolo un dato su Macerata. Un cittadino ha la possibilità di giocare ad un gioco d'azzardo ogni 300 metri, secondo una stima effettuata dal CERT. Continuiamo sulla voce delle Marche, si parla dell'Assemblea Generale della CEI che si è conclusa ad Assisi. Quali preti per il domani? Il primo dono che si è chiamati a offrire alla Chiesa e al mondo non è l'attivismo, ma la testimonianza della fraternità. Gli impegni della Caritas diocesana, cibo per tutti, Caritas italiana e ancora. Sempre nelle pagine della Voce delle Marche si parla di arte, Petriolo, l'affresco del XV secolo torna alla luce grazie al parroco, la Madonna della Misericordia. E ancora nel Fermano le tende di Natale per progetti internazionali, musica, cibo, cultura, gusto di stare insieme. Passiamo ora al settimanale delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino, il nuovo amico, lo vedete in primo piano, si parla del Papa, in particolare delle sue parole sulla famiglia, sull'eutanasia e sull'aborto. Indispensabile una nuova ecologia umana. E poi, sempre in prima pagina, un appuntamento che si terrà nella Sala Pierangeli della provincia di Pesaro Urbino, giovedì 4 dicembre. L'arcivescovo Piero Coccia, alle ore 17.30, presiederà l'incontro di Metropolia, una nuova umanità alla lavoro, esperienze in atto. Entriamo nel nuovo amico, vediamo che cosa ci propone la pagina della provincia e della regione. Santa Caterina d'Alessandria, patrona degli studenti, 25 novembre, festa del monastero e della città. Anche sul nuovo amico si parla di grande guerra, 100 anni dopo, all'inaugurazione, se ne è parlato all'inaugurazione dell'anno sociale del Circolo Bianchini a Fano. Soddisfatto il coordinatore professor Alessandro Bogliolo, l'Ateneo di Urbino in evidenza. E ora diamo un'occhiata alle pagine dell'Arcidiocesi di Pesaro. Con l'Eucaristia scompare ogni distinzione tra centro e periferia. E ancora, Cristo Re, 60 anni, ma non li dimostra. Il 60° della parrocchia, il 23 novembre, un pomeriggio in festa. E sempre all'interno delle pagine di Pesaro, il resoconto dell'incontro dei medici cattolici di Pesaro e Fano in udienza dal Papa. La medicina è una carezza all'umanità. E ancora, al via il primo incontro di pastorale della salute, il 29 novembre, a Villa Borromeo, con Don Carmine Arice. Debutta il coro del primo corso di canto domenica 23 novembre nella cattedrale con il maestro Baiocchi. E ancora, Pesaro prova a lanciare la cultura tutto l'anno, il centro storico area strategica. Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, si è tenuto un incontro per ricordare la figura, proprio al centro pastorale diocesano di Fano, per ricordare la figura di Don Tonino Bello. Il ricordo di Don Tonino Bello, testimone del nostro tempo, sobrietà, giustizia e pietà. E proseguono gli incontri della scuola di formazione all'impegno sociale e politico, sempre al centro pastorale, l'incontro con il professor Leonardo Becchetti, il consumo critico e gli stili di vita. Inaugurata una sala per le attività dei diaconi. E in occasione della giornata delle claustrali, una riflessione dal monastero delle Benedettine di Fano, la vita claustrale è un richiamo per il mondo. E si parla ancora di migrantes nelle pagine diocesane, l'accoglienza non è a senso unico, la solidarietà degli abitanti di Acquaviva. Una pagina speciale con riflessioni dedicata al caso Brittany Minor. Oggi è il giorno che ho scelto per morire con dignità, morta la giovane americana colpita da tumore al cervello. E le riflessioni sono di Maria Pia Polidori Ambrosini, presidente del Movimento per la Vita di Fano, vivere come se Dio fosse. E poi padre Silvano Bracci, il direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, il pensiero dominante propone una falsa compassione. E del dottor Gianni Grilli, medico dell'associazione Adamo, l'associazione che si occupa di assistenza domiciliare dei malati oncologici nella nostra città, ho imparato ad avere grande rispetto per i malati.
E ancora nelle pagine della diocesi di Fano, Fossombrone e Cagliipergola, un appuntamento dell'Unitalsi con la giornata dell'adesione il 30 novembre a Fenile. Altro appuntamento sempre all'interno delle parrocchie, in questo caso di Cucurano, il 28 novembre si parlerà con il professor Roberto Filippetti di Francesco II Giotto. Cagli ricorda l'Angelo Celli nelle celebrazioni del centenario dalla morte e poi un premio conferito alla giovane Sofia Curti che vince Racconti di cuore, il concorso letterario promosso da Avis Fano. Passiamo ora all'arcidiocesi di Urbino, Don Alessandro Mastro Pasqua, parroco, il suo ingresso a Canavaccio Santo Stefano in Gaifa. Una vita per la crescita della parrocchia di Pieve di Cagna, 40 anni dalla scomparsa di Don Nello Ligi. La Chiesa celebra la vita contemplativa anche nelle pagine dell'Arcidiocesi di Urbino, i monasteri come luoghi della ricerca di Dio. Il nuovo oratorio Don Giuseppe Righi alla parrocchia di Cristo Lavoratore in Calpino. Si parla ancora di sinodo sulla famiglia, un incontro a Fermignano col Vescovo Menichelli e Isola del Piano ricorda Don Ciro Zanca. Definito il programma dettagliato, si parla del corso diocesano catacumenato degli adulti. Una bella realtà Fermignano, inaugurazione dell'anno accademico dell'Unilit e ancora si continua a parlare, continua il viaggio nel tempo tra le sale del Museo Albani, la sesta parte, i segreti della Sacrestia Nuova. Un appuntamento, Lectio Divina per il periodo d'avvento agli Scalzi e poi al Monastero delle Clarisse di Urbino, incontro col monaco Suani. Uno sguardo alle pagine del quadrante di Arte, Cultura, Sport, un appuntamento venerdì 28 novembre con la presentazione del libro di padre Silvano Braccia alle ore 17.30 a Palazzo San Michele a Fano, la storia dei democristiani di Fano, appunto l'autore Silvano Bracci. Un romanzo, sempre di libri, parliamo in questo caso di un romanzo di Matteo Ferri, Oltre la fenditura, fantascienza, anzi futurologia. Ente Concerti di Pesaro, la 55esima stagione artistica, Federico Mondelci sul podio al Teatro Rossini. E ancora le fotografie di Giovanni Marinelli al Louvre, Scrivere con la luce. Un libro, un concerto per preservare la memoria, il 70esimo anniversario della liberazione di Fano e un film di Africa Mission a Urbino, opera del regista Pessina, 20 anni dalla morte di Don Vittorione. Passiamo ora all'Ancora, il settimanale della diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripa Transone e Montalto. In primo piano si parla della dottrina sociale della Chiesa. Entriamo appunto nelle pagine dell'Ancora, anche qui una nota sulla morte di Brittany Maynard, a sipario calato. I dubbi ci assalgono davvero, ha scelto liberamente di togliersi la vita. Quanto ha pesato nella sua decisione il fatto che in un certo senso ormai si era esposta agli occhi del mondo e se avesse pensato di non poter più tornare indietro perché il clamore suscitato era stato troppo grande? E ancora l'imam Mustafa Bazzami ha discusso sul tema misericordia e pace nell'Islam, fede e storia, tensioni in alto e prospettive presso i padri sacramentini. La pastorale giovanile, un sogno che continua e ancora sempre parlando di giovani, la festa del Ciao alla parrocchia San Pio X, sabato 7, domenica 8 novembre. Come deve agire il centro missionario diocesano nelle aree più povere del mondo, ci si chiede. E Suor Alfonso ha festeggiato il 50esimo di vita consacrata in famiglia. E ora passiamo a Senigallia, lo facciamo con la voce Misena. In primo piano la giornata della gentilezza, ormai uno sbiadito e inutile ricordo. Entriamo nella voce Misena, la regione approva il piano antierosione per la costa e al foro annonario un aiuto per scegliere la scuola, banchi di prova. Nelle pagine che riguardano la Chiesa, un'intervista a Luigi Bressan, arcivescovo di Trento, neopresidente della Caritas Italiana, le urgenze di oggi, cristiani che vivono davvero. E ancora l'oratorio come un villaggio, nel 2015 ricorrono i 200 anni della nascita di San Giovanni Bosco e i 500 della nascita di San Filippo Neri. I vescovi italiani del calo di vocazioni, vite per la Chiesa e poi la visita del Papa di questi giorni proprio al Parlamento europeo e al Consiglio d'Europa nello stanco continente.
Il paginone della Voce Misena è dedicato ai matrimoni, si fa, diciamo, una riflessione sul calo dei matrimoni. Il sociologo Maurizio Ambrosini invita a una lettura non meccanica dei dati Istat sui matrimoni in Italia, a partire dal calo della popolazione in età da matrimonio, quasi 1 milione di giovani in meno dal 2008. Ancora, l'ANPAS si prepara al congresso nazionale, le pubbliche assistenze, un concorso nelle scuole per far crescere la cultura della donazione e donare vita. Domande d'asilo e politica. Nei primi 7 mesi di quest'anno, oltre 65.000 migranti sbarcati sulle coste italiane, ne parla la Caritas. Cultura alla mano, anche Mondolfo partecipa al Grand Tour. E da Senigallia ci spostiamo a Fabriano Matelica, lo facciamo con l'Azione. In primo piano vediamo una foto dai binari alle bici, si parla della linea ferroviaria Fabriano-Sassoferrato-Pergola, che è chiusa da quasi un anno. E allora dalla cittadina Sentinate parte una proposta: perché non trasformare i binari in una pista ciclopedonale di ben 34 km? E allora entriamo nell'Azione, vediamo di che cosa si tratta, lo vedete anche qui nella cartina, parte da Sassoferrato, la proposta di convertire la ferrovia chiusa da un anno. Per la cronaca, ecco il nuovo look del Palazzo del Podestà, sono terminati i lavori e ci si chiede, ospiterà alcune mostre? Sempre su Fabriano, il piazzale donato a San Giuseppe, ora l'illuminazione recupera il suo decoro, quella lanterna restaurata. I giovani Leo donano borse di studio ai maturi e poi sempre a Fabriano si parla di libri, si parla di letture, del meeting per condividere le letture più amate. Libri è bello scambiarseli. L'Università Popolare inaugura guardando alle nostre tradizioni e l'archivio delle cartiere apre le sue porte. Sempre su Fabriano si parla della giornata contro la violenza delle donne che si è appena conclusa, pari opportunità in campo, la commissione al lavoro proprio per la giornata contro la violenza sulle donne. Solidarietà per un progetto da realizzare in Uganda, Cenafrica, la nuova mission e un caffè in compagnia dei malati di Alzheimer. Fabriano, una città espositiva di natività, ora anche un calendario, si parla dei presepi artigianali al gonfalone. E spazio al lavoro crea impresa, ecco il dopo crisi. E ora ci spostiamo a Matelica, si parla di una domenica speciale tra biblioteca e museo, il sindaco del Priori riveste i panni di storico d'arte. La città rinascimentale è sempre d'attualità, il prossimo incontro previsto per sabato 29 novembre, sempre su Pio II. A Matelica l'appello della Croce Rossa, la Croce Rossa chiede aiuto, la Croce Rossa italiana, comitato locale di Matelica, altri comitati CRI e ANPAS. Dai primi mesi dell'anno attraverso la stampa e i comuni mezzi di informazione hanno espresso le proprie difficoltà dovute ai tagli perpetrati nel settore trasporti sanitari in virtù delle nuove normative. A Matelica il MASCI raddoppia, comunità Matelica 2. E ora Sassoferrato, Cerreto Desi, uno sguardo. Allora prima Sassoferrato, si parla del FAI per la scuola, 3 siti da visitare con gli studenti del liceo scientifico. E a Cerreto Desi parte il Cineforum con il Medio Oriente. Nelle pagine che riguardano la Chiesa si parla di truffe, in particolare di attenzione alle truffe con la nuova pubblicazione della Caritas diocesana in collaborazione con le forze dell'ordine, un occhio alle truffe. Offrire una chiave concreta di speranze non solo consolatorie alla Chiesa e la precarietà. Uno sguardo veloce alla cultura, si parla del romanzo storico Piero e Sara, un'opera doppia ambientata nella Fabriano di Allegretto Nuzzi. E concludiamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con La vita picena, in evidenza un mondo nuovo da raccontare, il progetto che entra nel vivo, promosso dall'Associazione Intermedia insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Il corso, cominciato ad ottobre, ha visto i ragazzi impegnati in una prima fase con le lezioni propedeutiche alla parte pratica. In terza pagina andiamo a fare un po' di intifada e reportage sul viaggio compiuto come premio vinto da La Vita Picena in Terra Santa. E ancora sempre sulla vita picena, l'Università di Camerino si confronta con il territorio piceno e il carcere da solo non ce la può fare, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Parla Teresa Valiani, direttore Io e Caino.
E ancora si parla di arte sacra sulla vita picena, testimonianze d'arte nella cripta della cattedrale. E la famiglia al centro, si parla della prima riunione che si è svolta il 27 ottobre della consulta di pastorale familiare. Anche nel Piceno, SMS contro il bullismo, 43002, il nuovo servizio di SMS che consente ai cittadini di segnalare gratuitamente in forma anonima episodi di spaccio e bullismo verificatisi in ambito scolastico, che è attivo anche nella provincia di Ascoli Piceno dal 4 novembre 2014. Per oggi è tutto, la rassegna stampa termina qui, noi ci vediamo la prossima settimana, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.